Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io sono Angelo e oggi parleremo di un tool gratuito per analizzare il profilo alare di un velivolo come questo. Il tool di cui parliamo oggi è un software open source di analisi aerodinamica bidimensionale subsonica chiamato Xfoil, ideato dal professor Mark Drela del Massachusetts Institute of Technology, l'MIT, che permette di determinare le caratteristiche aerodinamiche di un profilo alare. Questo sarà un video con un format un po' diverso da tutti gli altri, perché sarà una sorta di tutorial di utilizzo di questo tool, senza però perderci in passaggi inutili. Diciamo che sarà una sorta di guida rapida di utilizzo del software Xfoil, in modo che se guarderai il video fino alla fine sarai in grado di utilizzare il 90% degli strumenti di Xfoil. Innanzitutto vediamo come scaricare il software, perché a seconda che usiate Windows piuttosto che il Mac piuttosto che Linux c'è una procedura leggermente diversa da seguire per scaricare il software, ma in ogni caso è davvero semplice. Basta collegarsi al link che troverete in descrizione, che sarebbe il sito dell'MIT, quindi nella sezione relativa a Xfoil potrete trovare nella categoria software le varie versioni disponibili. Se usi ad esempio Windows, ora che sto registrando questo video, potrai scaricare la versione Xfoil 6.99 zip, estrarla e semplicemente lanciare l'eseguibile e il gioco è fatto. Se utilizzi il Mac invece dovrai o scaricare il file Xfoil for Mac, oppure ti colleghi al link alternativo. Collegandoti a questo link alternativo potrai semplicemente scaricare xfoil.app nella cartella delle tue applicazioni e il gioco è fatto. Utilizzando Linux dovrai compilare manualmente il codice. Ci sono delle guide a cui vi indirizzo tramite il link sempre in descrizione. Una volta lanciato il programma troverete la finestra principale di Xfoil che vi illustra i comandi principali da utilizzare. Nel nostro tutorial ci concentriamo esclusivamente sull'analisi di un profilo NACA. Come vedete, ci sarebbe anche la possibilità di importare le coordinate di un profilo alare qualsiasi, magari non NACA, un'altra tipologia di profilo, salvate in un file con il comando load più il percorso del file. Altrimenti, nel nostro caso, digitiamo il comando NACA, diamo invio, Xfoil ci chiederà di inserire una tipologia di profilo alare a 4 o a 5 cifre. Noi analizzeremo il profilo NACA 4412, quindi digitiamo 4412, diamo invio. Come potete vedere, Xfoil ci mostrerà una serie di informazioni relative a quel profilo, come ad esempio la posizione alla quale si trova il massimo spessore o la posizione alla quale si trova il massimo inarcamento. Se volessimo conoscere i comandi che possiamo impartire a Xfoil, basta digitare il punto interrogativo. Proviamo a dare il comando PPAR, in modo da vedere la distribuzione dei nodi e quindi dei pannelli lungo il profilo. Si aprirà questa schermata in cui è mostrato il nostro profilo con tanti segmentini corrispondenti ai pannelli. Questo perché Xfoil per i suoi calcoli utilizza il metodo dei pannelli. Ci dice anche che il numero di nodi che si trovano all'estremità di un pannello sono 140. L'angolo massimo del pannello è di 9,03 gradi. Potremmo decidere, come potete vedere nella schermata principale di Xfoil, di infittire o meno la distribuzione di pannelli e di nodi lungo la superficie del profilo. Ad esempio, premendo N, possiamo cambiare il numero di nodi. Quindi se 140 non dovessero essere sufficienti, possiamo aumentarli per esempio a 200. Digitiamo 200, premiamo invio. Non vogliamo cambiare nient'altro, diamo di nuovo invio. Ok. Avremo un nuovo profilo con 200 nodi.
Aumentando il numero di nodi, aumenteremo anche la precisione del risultato, tuttavia a discapito del tempo di calcolo. Bisogna quindi trovare un compromesso tra bontà dei risultati e tempi di calcolo accettabili. Se avete notato, i pannelli sono più fitti sul bordo d'attacco e anche sul bordo d'uscita, mentre sono, diciamo, un po' più rarefatti, quindi la distribuzione è meno fitta nella parte centrale del profilo. Questo perché sul bordo d'attacco, sul bordo d'uscita, sono presenti forti gradienti di velocità e così facendo si migliora l'approssimazione dei risultati attorno al profilo. Ora che abbiamo definito il nostro profilo, dobbiamo richiamare la routine di Xfoil che permette di eseguire i calcoli veri e propri. Digitiamo quindi OPER e premiamo invio. Come potete vedere, Xfoil ha richiamato una routine denominata OPER col suffisso I. La I sta ad indicare il flusso in viscido, cioè viene trascurata la viscosità e di conseguenza il flusso si considera ideale. In queste condizioni possiamo immediatamente determinare la distribuzione di coefficiente di pressione, il coefficiente di portanza, il coefficiente di momento, il coefficiente di resistenza per un determinato angolo. Digitiamo quindi alfa, diamo invio, Xfoil ci chiederà di inserire l'angolo d'attacco in gradi. Inseriamo ad esempio 2 gradi, quindi basta digitare 2 e dare invio. Xfoil ci mette un istante a effettuare i calcoli, genera un'altra finestra in cui possiamo vedere graficamente i risultati. Vedete che è presente un sistema di riferimento con la distribuzione del coefficiente di pressione lungo il profilo. In basso c'è il profilo, la corda del profilo è adimensionalizzata, cioè la coordinata X va da 0 bordo d'attacco a 1 bordo di fuga. Sarebbe nient'altro che X diviso il valore della corda. In alto a sinistra invece trovate un riepilogo dei dati che abbiamo inserito, ovvero il nome del profilo, l'angolo d'attacco inserito e successivamente i valori dei coefficienti aerodinamici calcolati per quell'angolo d'attacco. Possiamo però fare ad Xfoil una domanda inversa, ovvero se noi conosciamo il valore del coefficiente di portanza che vogliamo ottenere, possiamo chiedere ad Xfoil: per questa tipologia di profilo, quale deve essere l'angolo di incidenza affinché il coefficiente di portanza sia quello che gli stiamo indicando? Per far ciò, ritorniamo nella finestra principale di Xfoil, digitiamo CL. Xfoil ci chiederà di inserire il coefficiente di portanza desiderato. Ammettiamo 0.9. Digitiamo 0.9, diamo invio. Bene, Xfoil avrà fatto i suoi calcoli. Tornando nella finestra grafica, possiamo vedere che l'angolo d'attacco necessario con il profilo NACA 4412 ad ottenere un coefficiente di portanza pari a 0,29 è 3,23 gradi. Tutto molto bello, ma vi ricordo che stiamo trattando un fluido ideale. Nella realtà delle cose, cosa succede? Il fluido non è mai ideale, come abbiamo visto nei video precedenti. Bisogna considerare la viscosità. Per passare quindi alla routine che tratta il fluido viscoso, è necessario digitare il comando visc. Immediatamente Xfoil ci chiede di inserire il numero di Reynolds. State attenti a non inserire un numero di Reynolds troppo basso, in quanto, come abbiamo accennato nel video sulle scarse prestazioni di un profilo a basso numero di Reynolds, appunto, e come vedremo nel video di giovedì, a bassi numeri di Reynolds succedono delle cose strane, per cui il calcolo di Xfoil basato sul metodo dei pannelli potrebbe non convergere. Vediamo per esempio quindi un valore di 500.000. Diamo invio. Come potete notare, Xfoil ci sta dicendo che considereremo un flusso a Mach uguale a 0, quindi subsonico, e numero di Reynolds pari a 500.000.
Notate anche che la routine invocata da Xfoil non sarà più O per I, ma O per V, dove V appunto sta per viscosity. A questo punto possiamo, analogamente al caso in viscido, inserire un angolo d'attacco e mostrare i risultati per determinare le caratteristiche aerodinamiche del profilo. A fini comparativi utilizziamo lo stesso angolo d'attacco. Possiamo, per velocizzare le operazioni, digitare alfa spazio l'angolo d'attacco, quindi alfa spazio 2 in questo caso, e dare invio. Ok, Xfoil ci ha messo un istante in più ad effettuare i calcoli, perché ovviamente adesso il fluido è viscoso, i risultati sono più complessi. Andiamo a vedere nella finestra grafica che cosa abbiamo ottenuto. Adesso la situazione è un po' più colorata. Avremo una linea bianca tratteggiata che sta ad indicare come era distribuito il coefficiente di pressione lungo il profilo nel caso ideale e come invece è adesso nel caso reale con Reynolds pari a 500.000, attraverso le due linee gialla per il dorso e azzurro per il ventre. I valori raggiunti sono, anche se leggermente, inferiori al caso ideale. Questo perché la viscosità dà vita a una componente di resistenza che nel caso ideale è trascurata. Infatti, come potete osservare dai parametri presenti in alto a sinistra, adesso non avremo più CDP, cioè il coefficiente di resistenza dovuto alla pressione, ma c'è CD, che sarà dato dalla somma di CDP più il cosiddetto CDF, cioè il coefficiente di resistenza d'attrito. È presente anche l'efficienza aerodinamica, calcolata come il rapporto tra la portanza e la resistenza, e un N critico che per ora tralasciamo, ma diciamo che indica il metodo con cui Xfoil deve calcolare la transizione del flusso da laminare a turbolento. Ritorniamo un attimo nella finestra principale di Xfoil, dove abbiamo impartito i comandi. Xfoil avrà effettuato una serie di iterazioni fino ad arrivare alla numero 6 in questo caso, dove anche qui sono riepilogati i parametri che abbiamo visto prima. Inoltre possiamo anche individuare un'eventuale transizione del flusso da laminare a turbolento. Infatti, come potete leggere, side 1, ovvero il dorso, c'è stata una transizione naturale da laminare a turbolento per x diviso c, quindi alla coordinata x pari a 0,5775 dell'intera corda del profilo. Quindi poco oltre la metà del profilo il flusso è passato dal regime laminare al regime turbolento. Attorno al profilo sono disegnate ancora una volta due linee, una gialla per il dorso e una azzurra per il ventre. Queste linee rappresentano lo strato limite. Infatti, per studiare tutti quei parametri che introduco nel video sullo strato limite, è possibile farlo in Xfoil digitando il comando BL, Boundary Layer, premendo invio. Xfoil ci darà per ogni coppia di valori XY alcuni dei parametri fondamentali dello strato limite. Se volessimo analizzare ulteriori parametri, possiamo farlo. Quali comandi dare? Ok, immaginiamo che ora non me li ricordo. Posso sempre, in qualunque momento, premere il punto interrogativo per avere la lista dei comandi attuabili a livello indicato da Xfoil, in questo caso a livello O per V. Ecco tutta la serie di comandi, completi di descrizione. Per esempio, per studiare lo strato limite, possiamo digitare VPLO. Premere invio. Ok, viene invocata un'altra routine chiamata appunto VPLO. Quali comandi accetta questa routine? Premiamo il punto interrogativo, diamo invio e ecco tutta la lista di comandi. Possiamo osservare l'andamento del fattore di forma cinematico lungo il profilo, per esempio premendo H e dando invio. Oppure l'andamento del coefficiente d'attrito lungo il profilo, premendo CF e andando nella schermata grafica, e così via. Per ritornare nella routine di livello superiore, non digitiamo niente, premiamo solo invio.
Ok, da Vplo siamo ritornati a OpenV. A questo punto vogliamo ottenere la cosiddetta polare aerodinamica. Xfoil non ci fornisce direttamente la polare aerodinamica, nel senso che la polare aerodinamica è una rappresentazione grafica in cui si relaziona il coefficiente di portanza al coefficiente di resistenza. Con questo metodo che sto per indicarvi, possiamo ottenere in forma tabulare tutte le informazioni necessarie per ricrearci la nostra polare utilizzando un qualsiasi tool quale Nuplot, MATLAB, Excel e così via. Per far questo, digitiamo il comando pack. Questo comando permette di avviare l'impacchettamento di una serie di dati. Xfoil ci chiederà quindi di inserire il nome del file all'interno del quale devono essere salvati tutti questi dati e noi lo chiamiamo polar underscore 4412. Ricordatevi di mettere l'estensione del file, quindi in questo caso mettiamo un punto txt. Diamo invio. Alla successiva richiesta di Xfoil premiamo semplicemente invio. Ok, Xfoil ha abilitato l'impacchettamento dei dati. Utilizziamo il comando asec per inserire un range di valori di alfa entro i quali calcolare i coefficienti aerodinamici. Xfoil ci chiederà il primo valore di alfa, ammettiamo meno 2, l'ultimo valore di alfa, mettiamo 5, lo step di incremento, quindi ammettiamo 0,5 gradi, mezzo grado, diamo invio. Xfoil effettuerà tutti i calcoli, quindi calcolerà come ha fatto prima per un solo angolo la distribuzione del coefficiente di pressione, quindi determinerà tutti i parametri aerodinamici, non solo, non più per un solo angolo, ma per l'intero range di angoli che abbiamo inserito. Al termine dei calcoli, che durerà nel mio caso 5 secondi, digitiamo nuovamente il comando pack per terminare l'operazione di impacchettamento dei dati. Premiamo invio. Ok. Xfoil ha generato il file all'interno del quale è possibile avere la lista dei coefficienti aerodinamici per ogni valore di angolo d'attacco all'interno del range inserito. Con questo, ragazzi, termina questo breve tutorial di Xfoil. A questo punto non vi resta che scegliere il profilo alare di un aereo di vostro gradimento. Qui per esempio un M346, l'addestratore di Leonardo, che utilizza l'aeronautica militare. Potreste prendere il profilo di questo velivolo, magari uno sul quale è facile ottenere dati sul profilo alare utilizzato. Lo importate in Xfoil, oppure se è un NACA a 4-5 cifre lo inserite direttamente e ci fate i vostri calcoli aerodinamici. Con questo è tutto, allora ragazzi, io vi saluto. Come sempre, se avete delle domande, degli approfondimenti, delle curiosità, volete che vi spieghi meglio qualche comando, o qualche funzione di Xfoil aggiuntiva che non abbiamo visto in questo video, basta scriverlo nei commenti. Dopodiché vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace alla pagina e ci vediamo giovedì prossimo con un altro video riguardante l'aerodinamica di profili a basso numero di Reynolds. Ciao a tutti!